Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. La radio che non c'era. Ameria Radio presenta Macerie, a cura di Davide Rossi. In studio Davide Rossi, Umberto Alunni, Paolo Pellegrini. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Macerie. Bene, è sempre un grande piacere per noi seguire questo percorso che il padrone di casa, che fra poco presenteremo, ci sta facendo fare attraverso degli artisti che più delle volte non sono conosciuti, almeno alla mia persona. A chi sto per presentare, che conosce tutto, è un tuttologo sicuramente, conosce tutti, e quindi io imparo, lui già sa, e il nostro caro padrone di casa insegna. Quindi presentiamo il tuttologo, il maestro, come si suol dire, di Ameria Radio, Umberto Alunni. Buonasera, buonasera Paolo, buonasera ai nostri amici e ascoltatori. Non è vero che sono tuttologo, ci mancherebbe, insomma, l'unica cosa che
Non sapevo, era che tu non lo sapevi, però questo è un altro discorso. È difficile entrare nei meandri di macerie perché veramente diciamo, lo scouting che viene fatto è uno scouting molto attento, puntuale e quindi insomma, è difficilissimo essere tuttologi almeno su questo. Non so come la vedi Paolo, ma è No, dura, beh, è sempre più dura. vedi Umberto, lo dico anch'io, sempre più dura, vedi Umberto. Allora andiamo a presentare il padrone di casa prima che degeneriamo come al solito. Signore e signori, Davide Rossi. Ciao Davide. Ciao, ciao Paolo, ciao Umberto e un grosso saluto ai nostri radioascoltatori. Io cerco di mettervi sempre alla prova, provando e scovando alcune storie. Spero che siano interessanti, che piacciono, perché quando poi si scoprono pezzi che non ci appartengono magari della nostra esistenza, un pochettino veniamo incuriositi, allora poi si vanno a ricercare, si ricostruisce, si vanno a cercare anche altre storie ad esse collegate, quindi io spero di fare un po' questo, di essere creatore d'appendici per i nostri ascoltatori. Sicuramente sì, e devo dire che questa sera proprio ci hai un po' spiazzato perché abbiamo fatto dei salti pindarici e adesso, diciamo, nella contemporaneità, adesso siamo ritornati un pochino indietro. Di Facciamo un cosa? carpiato Un stasera, dai. carpiato, un carpiato. Vorrei vedere farti fare un carpiato. Se ci fossi di dietro lo farei volentieri. Immaginavo, ma perché io mi imbroglio sempre con queste cose? Davide, ma tu aiutami, no? È un'attitudine, è un'attitudine. Umberto è felino, sarebbe in grado di fare il carpiato, tutto è col problema. Bella questa, Umberto è felino, Eh me la sì. devo segnare. Del felino potrei solo avere la metà della loro valenza, 3 vite e mezzo, sì, ce la facessi, ma che Ma non ce la faccio. accontenterei anche le due, io comunque Sarei, non posso, sono. diciamo che posso averci solo i baffi, dai, solo i Eccolo, baffi. bravo, ecco. Allora, cominciamo con il nostro Davide a vedere di cosa parliamo questa sera. Stasera la nostra puntata, che è il nostro sesto episodio di questa nostra seconda stagione di Macerie, racconterà una serie di storie inventate e la sfortuna che ha colpito un artista. Infatti questa puntata l'ho chiamata Storie inventate e di sfortuna. E il nome del nostro protagonista è Andrea Del Castagno. Ecco, da qui parte la nostra storia, dal titolo. E inizia con un soprannome che gli è stato affibbiato durante la sua carriera, ed è un motivo per cui questo artista mi è entrato sin da subito nella testa e ho pensato che potesse essere un soggetto molto interessante. Perché lui quel soprannome che gli viene dato rispetto di altri soprannomi dati nella storia dell'arte non gli va proprio a genio. Viene chiamato dai suoi contemporanei e passerà anche la storia successivamente come Andrea degli Impiccati. Solo invidia, pensa lui, la stramaledetta invidia. Così pensa Andrea, intanto passeggia con Domenico Veneziano. Lui sì che è bravo, lui potrebbe permettersi di schernirlo amichevolmente, eppure non lo fa. Fra due c'è stima. Però la storia ci racconta qualcosa di particolare che collega queste due persone. Infatti passano i secoli e una penna racconta un fatto di cronaca vero. Un ragazzo, Domenico, esce di casa. Dietro l'angolo aspetta un altro ragazzo. Il suo nome è Andrea. Nei pugni tiene stretti due cubi di ferro, pronti ad essere affondati nella testa dell'altro. Domenico gira l'angolo e Andrea lo colpisce, uccidendolo. Secondo la ricostruzione di uno storico, di un nome famoso della storia dell'arte, anche come artista, Vasari, a terra giacerebbe senza vita Domenico Veneziano, mentre a guardarlo livido di furore e rabbia ci sarebbe il suo amico pittore Andrea del Castagno. Ma la storia, quella vera, è questa. Ecco, cercheremo di narrare le vicende di Andrea del Castagno e di come un racconto
possa trasformarsi se abilmente maneggiato, creando delle false verità che si sono tramandate nei secoli. Sale il petto, smarrito rimango in sul cordone, Bene, abbiamo capito dalla musica che abbiamo diciamo, ascoltato orora che praticamente stiamo in un periodo, no, particolare della nostra storia, vero Davide? e tra l'altro un plauso ad Ameria Radio che trasmette una musica che arriva direttamente da lì. Ovviamente non è stata registrata nel Rinascimento, questo è naturale, però una fedele ricostruzione, riproduzione di quella che era un motivo suonato in quegli anni, ed è particolare, le differenze si vedono rispetto alla nostra contemporaneità, però diciamo che dà anche, ci aiuta ad immergerci nell'atmosfera del personaggio che andiamo a raccontare. Certo, pensavo l'avesse registrata Umberto nel Rinascimento, perché l'età c'è. No, no, io stavo pensando, diciamo, di poter suggerire a Marconi come poter pensare, diciamo, di sviluppare la radio, quindi Era, già avevo un altro compito. ma tu ci Bene. scherzi, no? Tu ci scherzi, però adesso seriamente, insomma, quando su questo ho scritto un articolo, no? E insomma, mi pare proprio che intorno al Rinascimento, roba del genere, c'era qualcuno che pensava che sarebbe stato bellissimo magari collegare la chiesa con un tubo e poterlo far sentire, diciamo, dentro le singole case, così ognuno, anche da lontano, avrebbe potuto sentire le campane, no? Quindi questo era il primo prodromo di broadcasting che, in qualche modo, del quale si sentiva l'esigenza, insomma, no? Quindi tu hai detto una cosa simpatica, una cosa, una battuta, ma poi alla fine, sai, diciamo, i fermenti, diciamo, le idee, la voglia, diciamo, di poter creare network in rete, insomma, è molto più vecchia di quanto non si possa pensare, insomma, no? Certo, infatti. Bene, Davide, dai, cominciamo. Andiamo col capitolo 1 che riguarda le macerie della scuola toscana e partiamo dal nostro protagonista perché dobbiamo capire chi è
Andrea del Castagno. Come molti della sua epoca, prende il nome del luogo in cui nasce o esercita. Lui nasce a Castagno nel 1421, in un villaggio a metà tra la provincia di Firenze e di Forlì. Sono anni di guerra fra Milano e Firenze, quindi la famiglia vive riparata a Corella, nella fortezza di Belforte. Ecco, mi piace sempre cercare di contestualizzare la situazione e soprattutto far capire quanti anni sono passati rispetto all'epoca e come la geografia e le costruzioni si siano cambiate, evolute, modificate. Ecco, per rendervi meglio l'idea di quanto tempo sia passato fra i fatti che vi stiamo narrando e la contemporaneità, Corella esiste ancora, tuttavia la fortezza in cui trovò riparo la famiglia di Andrea non esiste più. Visitabili ci sono i resti di questa, quindi se passate nella zona potreste anche andare a farvi un giro, che è sempre molto interessante dal punto di vista storico. Ecco, Andrea, terminata la battaglia insieme alla famiglia, torna a Castagno, cresce e apprende le tecniche. Qui viene notato dai maestri dell'epoca e viene segnalato a Benedetto de' Medici, Bernardetto di Medici, nome particolare, che lo invita a Firenze per alcuni lavori. Qui, su commissione appunto di Bernardetto de' Medici, nasce il suo soprannome, Andrea dell'Impiccato. Dell'impiccato. Calci al vento, vedemmo sfumare la luce. L'urlo travolse il sole, l'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita, ricordammo Ecco qua, abbiamo ovviamente sfumato per motivi di copyright la ballata degli impiccati di De André. E devo dire la scelta è stata azzeccatissima perché chiaramente il soprannome del nostro Andrea del Castagno è impiccati. Quindi vai, andiamo avanti. Sì, questa storia mi ha fatto venire in mente appunto la canzone di De André, più che altro per i motivi del racconto, lo storytelling, come si dovrebbe dire, della canzone e il soprannome che è stato dato ad Andrea. E lì in realtà viene raccontata la storia di persone che stanno per essere impiccate e che verranno impiccate. Qui invece è molto particolare perché la storia che ha portato a questo nomignolo tanto mal sopportato dall'artista è molto particolare e merita di essere raccontata. Da dove nasce questo soprannome? La carriera di molti pittori nella Firenze del 400 iniziò con alcuni incarichi legati alle forze di polizia. Non esistendo le foto, alcuni pittori si esercitavano nell'eseguire ritratti di fuggiaschi. Sì, sembra proprio una cosa banale, però ovviamente come si faceva a ricercare dei fuggiaschi, dei ricercati, quando non esistevano le foto? Pensiamo anche al Far West, quando c'erano È quelle già locandine appese wanted. che già i wanted, i famosi wanted. Non avevano inventato niente, perché già nel 1400 i pittori italiani si esercitavano proprio con questi incarichi, nei casi estremi, nonostante non ci fosse ancora una condanna in essere, quindi venivano ritratti appesi, impiccati per le gambe. Qui ho messo nel racconto, nella sceneggiatura dell'episodio, e Umberto e Paolo possono vederlo,
c'è questo disegno, ma voi potete, i nostri radioascoltatori possono andare a cercarselo su internet ed è molto particolare perché effettivamente ritrae dei condannati appesi per le gambe. Un esempio fulgido è se uno anche vuole approfondire ulteriormente, è l'effigie ritratta d'Andrea del Castagno che diventa famoso in questo campo per i dettagli e la spigolosità dei tratti. Uno famoso appunto è quello del Palazzo del Bargello e la raffigurazione imprimono volti e corpi di alcuni latitanti delle famiglie rivali dei Medici, perché ovviamente essendo i committenti non è che facevano disegnare per il brigante, ecco, ma soprattutto c'erano dei motivi politici per queste raffigurazioni. Nel caso specifico erano gli Albizzi e Peruzzi. Lui è considerato il più alto esponente di queste opere, nonostante altre realizzazioni vennero fatte da artisti del calibro di Botticelli e anche da altri. Quasi, questo soprannome arriva quasi a schermirlo, ecco quel nomignolo che purtroppo ne segnerà la sua carriera fiorentina, determinando anche una sorta di diminuzione di quello che in realtà del livello che già all'epoca aveva raggiunto anche grazie a questo esercizio di stile e grazie agli incarichi dei Medici. Il Cenacolo, dipinto da Andrea del Castagno, affronta il problema dello spazio e della luce in modo non molto diverso da come lo risolve Domenico Veneziano nella Pala di Santa Lucia de Magnoli. Se Domenico Veneziano rappresenta uno spazio a più piani di profondità, Andrea del Castagno inserisce un solo piano di sfondo, limitando la prospettiva, che nel veneziano è estesa alle figure a tutto tondo dei personaggi. Nel Cenacolo le figure sono disposte in un allineamento rigoroso tra il segno piatto della tovaglia e lo sfondo di un'architettura realistica e correttamente costruita. L'architettura nella pala del veneziano rappresenta invece uno spazio ideale in cui la prospettiva si concede a correzioni scenografiche. Beh, in effetti, guardando, no, diciamo, il dipinto che diceva prima, il disegno che ci diceva prima Davide, non possiamo, no, che essere d'accordo. Chi è che parla, Davide? Che parla Nell'audio, sì. nell'audio, ma è una descrizione, un racconto di una descrizione di un episodio, di una delle opere di Andrea del Castagno messo a confronto con Domenico Veneziano, il Veneziano, suo, ok, certo. sì, che è il suo, uno dei suoi, è stato uno dei suoi maestri e poi ad un certo punto è diventato quasi un suo pari, nel senso che comunque ad un certo punto le due strade si sono intersecate, si sono incontrate e Veneziano è diventato quasi un'ossessione per Andrea del Castagno, secondo le ricostruzioni, quando poi probabilmente in realtà era semplicemente un cercarsi di misurare fra artisti dell'epoca, magari anche superandosi, perché ovviamente essere considerato migliore dell'altro permetteva di avere maggiori incarichi, permetteva di avere la possibilità di crescere artisticamente, di avere incarichi di pittura importanti e soprattutto anche di avere un livello economico superiore, Certo, banale da certo. dirsi. Certamente. Bene, allora andiamo avanti. Andiamo avanti raccontando appunto quello che è stato un pochettino l'evoluzione del nostro artista, perché le macerie intorno alla sua crescita artistica sono determinate proprio dalla scena. Ecco, noi stiamo parlando di un periodo estremamente florido dal punto di vista culturale, non peraltro se il nome è Rinascimento, e quindi c'è una continua ricerca della bellezza e in questo ovviamente non è da meno il nostro protagonista, perché lui cerca di risaltare nella scena rinascimentale, anche se è un'impresa a dir poco eccezionale.
lui fa l'assistente insieme a un altro nome illustre, Piero della Francesca, all'amico Domenico Veneziano per la realizzazione degli affreschi perduti delle storie della Vergine nella chiesa di Sant'Egidio. Realizza poi un affresco per l'ospedale di Santa Maria Nuova e poi lascia Firenze, un po' per i motivi che vi abbiamo citato prima, cioè questo nomignolo per seguitarlo e soprattutto per cercare un pochettino di cancellare quello che è il pregiudizio nei suoi confronti legato alle opere che hanno preceduto il raggiungimento di una certa consapevolezza. Ecco, lui lascia Firenze per raggiungere Venezia. Lì gli vengono affidati altri lavori, affreschi coraggiosi, spesso in contrasto con la moda figurativa dell'epoca. Purtroppo emergono in quel momento, nonostante abbia molto talento, in un mare in cui l'essere bravi non è sufficiente, ma bisogna essere dei fenomeni, non è propriamente semplice. E così torna a Firenze. Là ove è cresciuto, ora vuole raggiungere la definitiva consacrazione, la maturità artistica. E altre opere ne fanno crescere la fame, una l'abbiamo sentita, il Cenacolo, e il rispetto della famiglia dei Medici, che poi all'epoca erano i maggiori committenti, e quindi ovviamente a essere inviso a loro significava dover lasciare il Granducato per cercare altri facoltosi sponsor. Altrimenti invece entrare nella loro corte significava invece avere praticamente delle risorse illimitate. E anche se purtroppo, nonostante questo, nonostante la fama crescente, nonostante tutto, la fama crescente si porta dietro anche le ombre e quel nomignolo continua ad accompagnarlo. Nonostante quelle che sono le sue capacità che accrescono opera dopo opera. Un esempio è il quadro dell'Assunzione dei Vergine tra i Santi, a San Miniato e Giul tra i Santi San Miniato e Giuliano, che si trova a Berlino, proprio perché poi in origine si trovava nella chiesa di San Miniato, che ora non esiste più fra le torri. E anche questo è un esempio bello, perché vi invito ad andarlo a cercare anche questo nel web, in un secondo momento, dopo la nostra trasmissione, andate ad ascoltarvela ancora sul podcast, così potete approfondire questo racconto. Ecco, questa figura che dovete immaginarla come un'opera di inizi Rinascimento, quindi con una prospettiva, diciamo, non ancora affinata, però con delle colori veramente accattivanti, con questo ambiente in cui non per forza le figure dei santi vengono rappresentati nella maniera più comune, c'è anche un pochettino è colorato, ma c'è un po' sbiadita, quindi è part molto particolare, vi invito ad andarla a vedere. E poi viene fatto molto altro, ad esempio come i lavori eseguiti insieme a Filippo Carducci, a Villa Carducci, la Villa Fiorentina che è tuttora oggi esistente ed è diventato un polo museale. Contiene moltissimi ritratti di personalità celebri dei secoli passati o contemporanei, fra questo Farinata degli Uberti, Petrarca e Dante, che lo stesso Andrea del Castagno ha dipinto. Anche qui vi invito ad andare a cercare i quadri perché le figure che vengono ritratte all'interno di queste opere sono davvero interessanti e non banali, e con questi tratti e colori un pochettino non vivaci ma un po' più attenuati che attirano l'attenzione. Quindi vi invito davvero ad approfondire. Giorgio Vasari è un personaggio il cui nome è noto universalmente, ma se voi andate a chiedere chi è Giorgio Vasari, perché è famoso, avrete domande e risposte assolutamente inaspettate. Giorgio Vasari è noto soprattutto come storico, storico delle vite degli artisti dei suoi tempi e soprattutto dei secoli precedenti.
In realtà l'attività di storiografo di Vasari, assolutamente d'avanguardia nella sua epoca, sono le prime storie, biografie di artisti che hanno la dignità della stampa, è un'attività, non dico secondaria, ma certamente sussidiaria. Giorgio Vasari era, si sentiva e si proclamava pittore d'Arezzo, Giorgino d'Arezzo pittore. È il modo con il quale egli si firma e si presenta nella corrispondenza e anche nella diplomazia delle corti. Pittore certamente, pittore molto prolifico, molto controverso come qualità della sua produzione, che essendo veramente sterminata ha dei momenti di grande lirismo e poesia e dei momenti invece molto più quotidiani e corrivi, ma anche architetto. Giorgio Vasari è un grande, grandissimo architetto. Questo non lo affermo solo io, che non sarebbe influente, ma era l'opinione del grande Michelangelo Buonarroti, amico, protettore di Giorgio Vasari e suo mito in un certo senso. E fu proprio Michelangelo Buonarroti ad esortarlo a dedicarsi all'architettura. L'architettura è un'arte, ma è anche una tecnica, entra in maniera molto significativa nella gestione politica, nella vita sociale, nel mondo economico e finanziario. Richiede pertanto una straordinaria capacità di organizzazione e di razionalizzazione delle risorse. Ed è quello che Giorgio Vasari sa fare nel modo veramente imbattibile e migliore. E Vasari sarà l'autore del più grande edificio costruito a Firenze nel Cinquecento, quell'edificio che è noto in tutto il mondo come il Museo per Antonomasia. Parlo degli Uffizi. E gli Uffizi, che sono un capolavoro conosciuto, credo veramente a livello planetario, in realtà sono assai poco noti come opera importante primigenia di Vasari. Ma a Vasari si debbono anche altre opere che sono sparse in tutta la Toscana e anche a Roma. Il suo esordio di architetto avviene proprio a Roma, inaspettatamente, in una villa per il Papa che è da tutti ritenuta di Vignola. Parlo della notissima Villa Giulia. Beh, questa è una bella storia, una bella presentazione di Vasari, no? Perché effettivamente bisogna sempre ricordare che, insomma, Vasari, con quella bellissima pubblicazione, ha dato fiato, corpo e voce, diciamo, a tanti artisti. Ecco, però bisogna anche riconoscere che una grandissima parte, diciamo, l'ha un po' romanzata, perché no, sono giunte a noi delle storie, delle vicende, delle situazioni che magari potrebbero essere messe in discussione, non tanto così l'Odi Giotto, per esempio, tutte quelle cose che, insomma, sono frutto, diciamo, no, di interpretazioni estensive, per usare un eufemismo, perché poi magari quando c'era Giotto la carta forse non è che la fosse così disponibile per fare esempi, e insomma via, però è una bella cosa. Volevo sottolineare una cosa del Vasari, no? Perché è stato detto dalla voce narrante che, insomma, sono state disseminate molte opere, no? In Toscana. Ne ricordo una in particolare perché mi è molto vicino, io abitavo proprio lì, di vicino, e c'è una Giorgio Vasari, insomma, ha realizzato una cupola a Pistoia, che era sulla la Basilica della Madonna dell'Umiltà. E dal mio posto di lavoro la vedevo, è una cosa molto, molto buffa, perché, insomma, Firenze, la Toscana in senso lato è sempre un po' un territorio di comuni, no? Dove ci sono rivalità, dove ci sono,
Ecco, devo dire che insomma questo è uno degli esempi, no? Perché questa è una cupola interessante, bellissima, ma però è cerchiata, nel senso che tende a rovinarsi, tende a esplodere, e, perché insomma lui in qualche modo aveva voluto fare un po' il verso alla cupola del Brunelleschi, però insomma diciamo che ci è riuscito il giusto, insomma, ecco. Però bisogna sempre riconoscere che sono artisti eccezionali e a lui credo gli vada così riconosciuta questo suo ruolo di giornalista, no? storico, diciamo, di tutti gli artisti, e magari senza le sue opere, senza il suo interessamento, sarebbero stati molto, molto più in ombra. Però bisogna riconoscere, e questo magari insomma, chi è del mestiere lo sa molto, molto meglio di me, che insomma alcune cose sono state interpretate. Infatti, ti ricordi quando facevamo le trasmissioni, no? Con la professoressa Mostarda, ti ricordi che faceva tutta la cronaca, no? Del Vasari, questo l'avevamo già segnalato perché è molto intrigante lui come racconta, no? Come narra, come fa la cronaca, sicuramente. Però è chiaro che come tutti i giornalisti qualcosina, diciamo, di suo ce lo mettevano. Chiaramente oggi è meno possibile perché abbiamo altri mezzi. Però all'epoca lui poteva romanzare la cronaca come quanto voleva, perché nessuno poteva dirgli, no, ci sta sui social, non è così. Posso assicurarti che uno dei principi etici ai quali ovviamente il mestiere di giornalista si deve informare è proprio, diciamo, l'attendibilità delle fonti. Certo. E è chiaro che insomma in quel caso l'attendibilità, a meno che non ci fosse stato uno scritto, insomma era difficile, c'era più una cultura sciamanica che non un'attendibilità dimostrabile, no? Però insomma fa parte del gioco, fa parte dell'epoca. Ecco, volevo solo segnalare questa cosa, che insomma il Vasari in qualche modo ha cercato di fare il verso, perché la voce narrante parlava appunto, no, del ruolo di architettura, che insomma era un'arte sicuramente ben diversa da quella della pittura, però devo dire che forse era più bravo come pittore, insomma, come storico, che non come architetto, perché ci sono le fotografie, insomma, che insomma, andate su internet, le vedrete, quindi cupola della Basilica della Madonna dell'Umiltà, e insomma c'è il ferro intorno, insomma, ecco. E beh, del resto, se non gli è venuta bene, Va bene, dai, oh, c'è che chi ha sarà pensato mai? il ferro comunque alla fine, no? Certo, però devo dire sì che è tutta cerchiata, però veramente ha fatto il verso alla cupola fiorentina, Sì, perché... le dimensioni sono diverse, ovviamente, la larga una ventina di metri, alta 50, però insomma è bella, bellissima. Tra parentesi, una chiesa, adesso stiamo facendo anche un po' di pubblicità, ma è anche giusto che sia così, è una chiesa, diciamo, che non è ancora terminata, perché comunque il frontale non è ancora finito, non è ancora terminato. Sono quelle classiche chiese che insomma molto probabilmente per problemi di fondi o per problemi di vario genere non sono riuscite a terminare. Però questo è. E Eh beh, che dobbiamo fare? poi si trova, diciamo, è una postazione molto molto importante, perché si trova nel decumano, diciamo, perché insomma della tracciato romano, insomma. Va bene, non dico altro, Hai sennò poi capito? mi sa Hai che mi capito, devo salvare. Davide? E dopo ho No, capito più. invito i nostri radioascoltatori, qualora non ci fossero ancora stati, andare a Pistoia perché è una Sì. bellissima città. È peccato che è molto bella. Io sono stato Umberto molto di più, chiaramente. Io sono stato un paio di mesi per lavoro. Devo dire che è una città accogliente, molto bella, molto anche a misura d'uomo. Dove c'era, perché Umberto mi ha detto che non c'è più, un ristorante buonissimo dove si mangiavano dei ravioli all'erbetta eccezionali. Scusatemi, ma io sono un Eh no, appassionato, figurati. bisogna dire la Anche verità. tutte le colline, i monti, che l'Appennino, che sale, merita davvero una visita. Invito davvero. Pistoia è stata la capitale della cultura nel 2017, no, Davide? Io per quello che insomma, ho fatto parte del comitato scientifico, diciamo, per l'organizzazione di Pistoia Capitale, perché per il mio lavoro, insomma, l'azienda per la quale lavoravo era interessata e sponsorizzava questo discorso.
E per un anno abbiamo vissuto, no? La città di Pistoia proprio dalla latitudine visiva di chi deve proprio organizzare, che deve, insomma, no? Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, perché le cose che magari non conoscevo sono stato messo nella condizione di conoscere, ma da un punto di vista e da una situazione privilegiata. E posso confermare quello che diceva Paolo, che insomma. È una città da visitare. Magari io posso fare del tutto per poter essere indegnamente, diciamo, un minimo, una parte di Cicerone. Posso fare, ecco, posso darvi un. Allora, Davide, ci incontreremo a Pistoia e Umberto farà da Cicerone. Volentieri, volentieri, volentieri. Anche perché so che tu vai spesso in Toscana, quindi. Sì, ho la residenza addirittura in Toscana, Quindi anche se pensa un lavoro in po'. Piemonte, quindi. Dove ce Bene. l'hai in Toscana? Ce l'avevi. San Giuliano Terme, Pisa, però no, Ah, scusa, porca sono. miseria. Vedi, invece. Va Lo bene, so, va bene. Paolo, è noi che dobbiamo fare. Giù a no. porcari, come sporchiano, Sì. com'era. Io a acqua sparta, che facciamo? Lui sta a San Giuliano, insomma, dai. Terme, terme. Vabbè, via. Un giorno ci Andiamo, via. inviterà. Ci inviterà, andremo a fare le terme, Umberto, tanto noi per i dolori che ci abbiamo possiamo andare. Bene, Volentieri, andiamo. andiamo anche a farci una scarpinata anche lì sul Monte Pisano che Senti, vale ma la pena. una scarpinata al ristorante ce la facciamo? Sarebbe certo, quella è la fase successiva. Ah, ecco, quindi uno si stanca, poi c'ha fame. Ah, va bene, a posto. Certo. Allora ci sto. Ma perché siamo andati sul Vasari? Così ritorno le Ecco. fila, ci ricolleghiamo. Perché siamo andati sul Vasari? E qui vi ricollego a quello che stavate dicendo voi sulla sua funzione di storico, perché comunque il nostro Vasari aveva una funzione, ha avuto una funzione da storico, ci ha raccontato alcune figure molto importanti, per cui poi uno dei tanti motivi per cui la sua figura è molto celebre. Però, come dicevi Umberto, mi sembra le ha molto romanzate queste figure. E qui veniamo alla storia del nostro Andrea del Castagno, che oltre ad aver avuto la sfortuna, o la fortuna, perché poi per lui è stata una fortuna per la carriera, in realtà poi lui non l'ha vissuta proprio piacevolmente, dell'avere questo nomignolo, Andrea degli Impiccati, ha avuto anche un'altra sfortuna. E adesso vi raccontiamo qual è stata la sua sfortuna, perché c'è una storia che gira intorno alla morte di sua, ma soprattutto di Domenico Veneziano. E qui ci addentriamo, ritorniamo con la nostra macchina del tempo immaginaria nel 1450. Siamo nel 1450 e alla morte di Andrea del Castagno mancano 7 anni. Lui si spegnerà a causa della peste. Perché purtroppo l'epoca è quella lì, ci sono vari focolai che affliggono diverse zone della Toscana, ma in generale tutta Italia, di peste nera dal 1300, che si accende divampando nella popolazione, causando in diversi momenti della storia di molti morti. In quei 7 anni lui non si ferma mai, fa tantissime opere, affreschi, pale. Fra questi gli affreschi lasciati incompiuti da Domenico Veneziano. Perché incompiuti? Ecco, questo non lo sappiamo. Purtroppo molte delle opere del Veneziano andarono perdute. Perché dobbiamo pensare a quello che dicevamo prima, ossia tantissima produzione, tantissime opere e soprattutto noi siamo oggi nel 2024, lì siamo nel 1450, sono passati più di 6 secoli e quindi negli anni. La sensibilità è sempre di più mutata, all'epoca ce n'era meno, poi è aumentata col tempo, ma comunque la scarsa sensibilità nei confronti di queste opere ha portato ad essere ricoperte o soprattutto danneggiate. Sta di fatto che nel 1453, 4 anni prima della sua morte, le due vite si incrociano per gli affreschi raffiguranti scene della vita della Vergine, una stima che è rimasta inalterata e che proseguirà fino alla morte del Castagno. Questo almeno ci dice la storia. Però ricollegandoci a Giorgio Vasari, le vicende fra i due
non si esauriscono nel semplice rapporto di stima. Il racconto va ben oltre. Lo storico dell'arte tesse delle trame fitte intorno alle due vicende, costruendo su Andrea del Castagno, ormai come ben detto, già vituperato da quel nomignolo, un'aurea nefasta che si porta dietro. Ecco, questo nomignolo che gli ha causato tutto questo, oltre a questo, gli viene sommata l'accusa infamante dell'omicidio. Perché la scena descritta all'inizio del nostro racconto rappresenterebbe l'assassinio del veneziano da parte di Andrea del Castagno. Il racconto dello storico dell'arte, vissuto circa un secolo dopo i due, non si ferma qui. Egli afferma che Andrea del Castagno avrebbe confessato l'omicidio dell'amico, maestro, Domenico Veneziano in punto di morte. Tutto questo raccontato e scritto da Giorgio Vasari nel suo testo famoso Lettere. Quindi qua ci troviamo di fronte, eventualmente, se così fosse vero per soprannome e per i fatti che lo riguardano, a un artista maledetto. Saremmo di fronte a una sorta di Caravaggio, anche se lì i motivi che hanno spinto Caravaggio ad uccidere sono ben diversi. Ecco, qui teoricamente, secondo Vasari, Andrea del Castagno avrebbe ucciso per invidia nei confronti di Domenico Veneziano. Perché è infatti questo che dice Vasari, che supporta la sua tesi accollando a Andrea del Castagno l'aggravante appunto della premeditazione. L'invidia alla base del delitto e della voglia di essere lui l'unico protagonista della scena rinascimentale dei primi del Quattrocento. Vasari racconta che si sarebbe riavvicinato all'antico amico per apprendere i segreti della nuova tecnica pittorica messa in atto dal veneziano e una volta appresa l'avrebbe assassinato. Questo sarebbe il racconto, sarebbe la storia e sarebbe anche una storia affascinante che probabilmente avrebbe anche portato nei secoli scorsi, dopo la morte del povero Andrea del Castagno e del veneziano ovviamente, avrebbe anche potuto rendere una rockstar, una novella rockstar il nostro Andrea del Castagno. E purtroppo nel suo caso l'omicidio non è valsa questa possibilità di elevarsi e di diventare l'artista maledetto che porta ad essere dei miti, come è già capitato, qui ne abbiamo parlato, uno di questi, anche se non ha ucciso, è Paganini per altri motivi, per le leggende che le circolavano. Questa accusa non gli porta invece a niente Andrea del Castagno, perché oltretutto la storia non è questa, perché quello che ci ha raccontato Giorgio Vasari non coincide con quella che raccontano la storia reale del nostro artista e dei due artisti in generale. Perché ricostruendo le vicende, le biografie, c'è qualcosa che già di per sé non coincide. Ossia, una cosa di molto banale, Andrea del Castagno muore nel 1457, ad agosto, appunto, come abbiamo detto, malato di peste. Domenico Veneziano muore 4 anni dopo, nel 1461. Quindi già questo è sufficiente a togliergli quell'accusa di omicida al povero Andrea. E l'errore quindi dove è stato commesso? C'è della cattiva fede? Probabilmente no, probabilmente si tratta di una trascrizione di fatti riportati in maniera erronea, forse legati proprio a quell'aura un po' nefasta che circondava il povero Andreino. E allora, ripartendo dall'inizio di questa nostra puntata, io vi ho detto che, se vi ricordate bene le mie parole, c'è stato realmente un omicidio. Che omicidio è stato? Riguarda uno dei nostri due protagonisti, anzi, il nostro protagonista, non di sicuro, l'altro, il coprotagonista, quello sullo sfondo, che poi era quello che ambiva a essere Andrea del Castagno, ossia Domenico Veneziano. No, in realtà no. E questo è un omicidio slegato da qualsiasi ambiente dei due, non c'entra proprio niente con la loro storia ed è una cosa che esce, esula, perché avviene un assassinio, sì, che c'è stato.
ed vuole la casualità che sia stato fra un Andrea e un Domenico, entrambi però di cognome di Matteo, ed è avvenuto nel 1448, quindi in date differenti dalle date di morte dei due pittori. La cantonata di Vasari forse è legata anche alla data della morte di Andrea, questo fatto di cronaca dell'Andrea di Matteo, che è protagonista del fatto di cronaca reale, ossia del 1457, e probabilmente ha portato a trarre delle conclusioni un po' affrettate, raccontando e romanzandoci sopra e poi creando una storia interessante, effettivamente, perché lo è una storia interessante. Purtroppo però non riguarda il nostro protagonista, buon per lui in realtà, non purtroppo. Purtroppo, e qui ci rifacciamo dall'inizio, dalla storia di questo pittore, che è una storia fatta di coincidenze, di scelte, poteva non essere un ritrattista, lo è stato come tanti altri, eppure è diventato uno dei più bravi e quindi è diventato Andrea degli Impiccati e quindi ha perso un po' di credibilità con quel nomignolo e veniva riconosciuto come tale, una serie di coincidenze, anche le date e questo omicidio. Ecco, una vita a dir poco sfortunata che ha determinato la discesa per un crinale scosceso verso l'anonimato per questo artista, che in realtà è stato un ottimo pittore. E molte opere sono arrivate fino a noi, possiamo ammirarle e meriterebbe di essere maggiormente conosciuto come altri pittori della sua epoca che in alcuni casi hanno fatto la storia, abbiamo detto che hanno incrociato le sue strade con lo stesso Botticelli, ecco. E meriterebbe un maggiore riconoscimento e magari una nuova rivalutazione e magari chissà, diventare un giorno un artista un po' popolare, visto anche l'enorme sfiga che ha avuto durante la propria esperienza umana di vita e anche nei secoli successivi, per colpa probabilmente non voluta di un altro grandissimo che prende il nome, risponde al nome di Giorgio Vasari. Beh, proprio, sai, la sfortuna fatta persona, proprio, poretto, povero Andrea del Castagno. No, cioè, devo dire la verità, come ha detto Davide in trasmissione, andate a vedere le opere di Andrea del Castagno perché veramente sono molto molto belle. Se uno non sapesse che sono le sue, le attribuirebbe magari a pittori molto più blasonati, no, dell'epoca, perché... Lo stile è proprio il classico stile del Rinascimento, bellissimo, spesso dorato, questi colori dorati che fanno veramente un grande effetto, questo cromatismo, no? Con abiti di colori molto netti, insomma, vedrete che è un pittore degno di nota. Poi purtroppo le sfortune della vita sono quelle che poi alla fine, no? Designano la tua notorietà o meno, ma veramente questa sera forse chissà se abbiamo spinto qualcuno ad andare a ricercare. Che dici, Umberto? Io dico che comunque quando si parla di macerie è anche un modo per esorcizzare, no? E per fare una, così, una riflessione postuma dell'oggetto, diciamo, della trasmissione, no? Che poi lo scopo è questo. Io credo che ci vuole meno coraggio ad affrontare situazioni vincenti, no? Perché è sempre bello salire sul carro del vincitore, andare avanti, ottenere consensi. Magari, ecco, raccontare questa tipologia di storia, questa situazione è qualcosa che ci fa un pochino ripiegare su di noi, su noi stessi, però ci fa anche capire che tutto sommato a volte c'è una pervasione della sfortuna, non è che la sfortuna arriva e basta, ma c'è proprio, diciamo, una reiterazione, una pervasione, e non ci si può fare niente, perché poi alla fine, a prescindere da quello nel quale si crede, ma insomma, se nasce male, insomma, ecco, questo C'è poco da spesso. fare. Però, diciamo, noi non abbiamo né la bacchetta magica, non abbiamo, no, dobbiamo, ecco, credo che sia bellissimo andare in scia alle ricerche attente, puntuali di Davide, perché
perché ogni volta insomma ci propone una storia che comunque ha dell'interessante, cioè stimola veramente le riflessioni e ovviamente ci fa riflettere, perché poi questo è anche un po' lo scopo di una radio, no? Non è che possiamo insomma dire solo le cose che vanno bene, ci sono delle cose che non vanno bene, ovviamente si plasmano e si materializzano in un contesto umano, quindi una persona, e spesso e volentieri non è che la sfiga sta in quella persona, ma è la persona che sta proprio immersa completamente nella sfiga, e quindi questo è, ma credo che sia anche lo spirito di Maceri, cioè di raccontare persone che sono per una serie di motivi, per situazioni, che per una serie di aspetti, di eventi non vedono la luce del sole, stanno in ombra, nell'umido dell'ombra, e però diciamo, in questo umido riescono a fare delle cose meravigliose che arrivano fino ai nostri giorni, che parlano per loro, perché poi, come giustamente diceva Paolo e anche Davide, no, nell'invitare, insomma, si possono avere delle sorprese veramente interessanti, e quindi il nostro scopo è questo di dare magari un minimo di luce, un'ora di luce a una figura. Noi ovviamente la nostra facoltà negoziale, come si dice, è limitata, non abbiamo chissà quale tipo di spazio, però vorremmo fare in modo che con la nostra radio in qualche modo si possa parlare anche di questo, perché la vita non è fatta solo di successi, la vita non è fatta solo di vincitori, ma la vita è fatta di vinti, senza ovviamente fare nessuna riflessione letteraria inizio del Novecento e fine Ottocento di verghiana memoria, però insomma la situazione è questa. E quindi se si racconta, se si parla con la, se ne appropria per un momento con un po' di serenità, c'è la speranza che possa attecchire anche su altri e che magari possano contribuire a fare di quell'ombra un male minore, insomma, ecco. Beh, sì, sicuramente diciamo è da sottoscrivere quello che ha detto Umberto, e noi veramente con questa bellissima trasmissione che ormai da quasi 2 anni andiamo avanti e che porteremo avanti ancora, perché sicuramente questa è una delle trasmissioni che a noi piace seguire, perché ci fa ragionare, perché ci fa conoscere. Davide, devo dire che si impegna tantissimo a trovare personaggi particolari che veramente a noi poi stuzzicano per andare a andare diciamo a capire, perché noi vediamo prima chiaramente il canovaccio che ci manda Davide, e noi quando ho visto dico ma accidenti, fa un po' andare a vedere, infatti sono andato a cercare, dico ma non lo conoscevo. Adesso non è che io abbia un'immensa conoscenza, no, dei pittori soprattutto, ma in questo caso proprio sono andato proprio alla ricerca, perché non lo conoscevo, e ti porta a far capire anche come personaggi non all'onore delle cronache invece hanno un potenziale artistico eccezionale, e questo è uno di quelli. Devo dire che veramente ti fa venire voglia di andare a cercare ancora, no, le opere. Peccato quelle che sono state coperte, purtroppo succedeva, peccato, però devo dire che questo sicuramente spero che spinga i nostri radioascoltatori a conoscere di più questo sfortunato ma bravissimo artista che veramente stasera ci ha raccontato Davide. Allora, non svelare niente, però già sai quello del prossimo mese? Sì, assolutamente, ma possiamo anche, senza dire nomi, una qualcosa veramente, io vi invito sempre alle prossime puntate ad esserci. Questa sarà un po' particolare perché dopo aver parlato di sfortuna durante questo, avere un tema un po' più, se vogliamo, cupo, anche se trattato nel limite della leggerezza, quello di Andrea del Castagno, andremo di nuovo a trattare un tema un po' leggero rispetto a magari a qualche, vedrete, cioè se avrete la costanza di seguirci tra qualche mese, cioè avremo un po' di temi un po' più, se vogliamo, cupi, ma comunque che sono importanti da trattare. Il prossimo sarà un po' leggero
e parleremo dei cantastorie italiani, un qualcosa che non esiste più e che secondo me merita di essere raccontato. Non dirò i nomi dei No, no. cantastorie italiani, quelli più famosi, noi però cercheremo di raccontarlo e secondo me sarà una puntata divertente. Assolutamente. Yeah. Allora magari faremo una piccola così una digressione dato che parliamo di cantastorie, anche su quel meraviglioso strumento, no, che qualche cantastorie si portava dietro, che era l'organetto di barberia, no? Quello diciamo che si girava, che è l'espressione della migliore musica meccanica, no? Che insomma si potesse trovare, quindi magari potremmo fare qualche riflessione anche su quello, perché può essere una cosa bella. Devo dire, Paolo, che tanto Davide non ci sente, insomma, non è. E noi abbiamo un osservatore privilegiato, no? Perché abbiamo tantissimi contributori che con grande piacere, con grande veramente passione fanno della nostra radio quello che è diventata. Bisogna sottolineare che Davide, nella preparazione del palinsesto, è una persona molto meticolosa, molto attenta, molto particolare, e questo lascia intendere ovviamente una ricerca, una sapienza, una volontà di poter magari così dare al pubblico un bel prodotto che gli fa onore, perché insomma tutto quello che cioè, non è facile. Sì, parliamo di Andrea del Castagno, va benissimo, no? Però Davide, insomma, lo fa con una certa, senza ovviamente svelare il modus operandi, perché anche quello è know-how, quindi non si può parlare, non si può dire cosa fa e come si regola. Però Paolo, questa è una riflessione tra me, cioè, ovviamente Certo. Davide non ci sente, No, però no. noi abbiamo tante, tante possibilità di osservazione, però insomma non mi sembra che Davide sia uno Sì. degli Beh, ultimi, insomma, no? insomma, no, diciamo, beh, distanto non ci sente, basta che non glielo dici tu, però, No, 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 non non ci sono glielo gradatori ovviamente, perché dici. poi Beh, ognuno certo. mette quello che può, però se devo essere onesto, questo è uno stile che a me piace moltissimo, perché Sì. è uno stile che è sofferto anche, no? Perché poi alla fine quando uno fa ricerche, quando uno si industria, non le cose non vengono con uno schiocco di dita, insomma, Sì. vengono anche con la fatica e con l'utilizzo del proprio tempo che uno potrebbe fare, insomma, quale Ah, potrebbe fare quello che ritiene opportuno, insomma, poi. certo, assolutamente sì. E questa infatti è la cosa che ci fa piacere a me, Umberto, nella nostra radio, avere dei personaggi come Davide, che casualmente sono passati tra le nostre, no? Davanti alle nostre finestre. E noi, come al solito, abbiamo aperto la finestra e abbiamo preso subito. Quindi devo dire che questo è quello che dici tu, Umberto, è reale, è reale, e mi piace di Davide, come dicevi tu, anche di altri, la passione che mette in quello che fa, perché veramente ci fa veramente capire e conoscere delle cose che noi mai, magari, non avremmo mai, no, pensato di conoscere, ma con quel modo che a noi piace, quindi familiare, non spocchioso, non cattedratico, ma veramente invece accogliente, come quello che ci piace che la nostra radio sia ormai da quasi 4 anni, no? E devo dire che questo, oh, ci sta Davide, non me ne mica ben accorto. Ah, non C'è la ho miseria, ci sta Davide. sentito niente, non ho sentito niente. Va bene, va bene. E poi Davide c'ha dietro di lui un quadro che mi piace tantissimo. Un giorno vado da lui e glielo prendo. Però vabbè, Quale? quello di Signor? Topolino. Quello di Ah, Topolino. Topolino. Capito? Ecco. L'autore si chiama Umberto, comunque Ah, ecco. l'autore. Senza offesa, ovviamente. Vabbè, ma certo. Bene, allora Davide, tu tanto non hai sentito niente, tu preparati la prossima, poi già stai preparando la stagione nuova, immagino, vero? Sì, ma perché poi adesso, a parte gli scherzi, se ci facciamo tante volte, se stiamo attenti tutti, ma siamo sempre per vari motivi anche distratti, però alle volte, tra mille cose, capita anche di sentire il nome, viene parlato, la vicenda, queste cose qua, e da lì uno coglie e dice, ma vado ad approfondire, e da lì scopre. Io nel mio caso sono fortunato perché questo faccio io.
vi do un grosso ringraziamento per avermi coinvolto in questa avventura e sono veramente onorato e davvero mi inchino tutte le volte perché sono davvero felice di fare parte di questa squadra. E quindi ho questa fortuna che quando sento una storia particolare di una persona mediamente famosa, dico, ma potrebbe essere, l'approfondisco, vedo se ne vale la pena, se ha dei tratti, e a quel punto poi diventa una storia di macere. Quindi, in fin dei conti, è la quotidianità che mi porta a scoprire. Alcune cose, invece, in realtà poi me le vado proprio a cercare, perché poi non tutte le storie sono. Vengono fuori tutti i personaggi, hanno delle storie accattivanti, poi alcuni sono anche delle persone che è meglio non raccontare perché sono discutibili di per sé, quindi cioè, ci sono varie sfaccettature. Bene, allora, nell'attesa di ascoltare la puntata sui cantastorie, noi non possiamo far altro che ringraziare ovviamente Davide in maniera veramente, cioè, mi sono imbrogliato, Umberto, In in maniera maniera ringraziosa. ringraziosa, perché veramente ci fa sempre piacere stare con lui questa oretta. Piacere mio. Ringraziamo anche Umberto Alunni, che è sempre un piacere incontrare, anche se oggi non mi ha cercato per niente, però pazienza. Non ti preoccupare. Niente, io nel ringraziarvi vi ricordo che giovedì prossimo, lo voglio ricordare anche in questa puntata, io e Umberto parteciperemo e manderemo in diretta e poi lo rimanderemo in differita a un evento che si terrà ad Arezzo al Museo della al MUMEC, tanto per essere chiari, insomma, il Museo della Comunicazione. Però Umberto, ce ne parli 10 secondi? Sì, ma più che volentieri. Parte ovviamente dal fatto che la prossima settimana sarà interessata perché insomma è la giornata del 13-13 febbraio, la giornata mondiale della radio programmata dall'UNESCO. E quindi insomma, come AIRE, un'associazione italiana dell'epoca, come mano longa, diciamo, a Media Radio, siamo assolutamente coinvolti in una serie di iniziative. Questa è sicuramente, diciamo, la più importante, perché al Museo dei Mezzi di Comunicazione ci sarà la famiglia Marconi, quindi insomma ci saranno gli eredi della famiglia Marconi, sicuramente c'è il presidente del Club UNESCO di Firenze, il Club UNESCO di Arezzo. Altre rappresentanze istituzionali, il nostro presidente AIRE, AIRE Nazionale Andrea Ferrero, e quindi insomma ci sono tante cose da discutere, ma in quel caso c'è un'occasione, oltre che ovviamente parlare della radio, della giornata mondiale, eccetera, eccetera, diciamo, si presenterà un libro che insomma è stato realizzato da Fausto Cansi, che è il presidente del MUMEC e past presidente di AIRE, che è Il Mondo in Tasca. Quindi insomma ci sarà una bellissima giornata dove insomma ci si confronterà, ci si scambieranno punti di vista, e come spesso succede, insomma, quando si parla di radio è gioia, perché insomma si parla di storia, si parla di società, si parla di persone, si parla di comunicazione. Quindi insomma sono tutti argomenti che oggi, forse più di ieri, dovrebbero essere ben in evidenza. Poi Paolo, se mi permetti, e anche Davide, no? Facciamo una piccola riflessione sulla giornata del 13, che è praticamente, sarà martedì prossimo, e martedì prossimo che è proprio la giornata, proprio il 13, la giornata mondiale della radio, e saremo in Rai a Firenze. Anche in questo caso ci sarà l'UNESCO, ci sarà AIRE. E io avrò uno spazio di mezz'ora, diciamo, nello speech, diciamo, di questa bella kermesse, dove mi è stato assegnato un tema, perché
quando si parla della giornata mondiale, l'UNESCO attribuisce sempre un tema annuale. Quest'anno il tema è molto ampio, che è la radio, passato, presente e futuro. E quindi io sono stato, così, mi è stato assegnato il compito di parlare della radio del presente. Quindi diciamo la data del presente e la proiezione futura verrà fatta con modalità di intervista, perché un gruppo diciamo, di studenti mi intervisteranno, quindi avrò uno spazio di mezz'ora e per me questa è una bellissima opportunità per poter insomma, divulgare per quanto è possibile la cultura radiofonica. Insomma, ecco. E quindi, la cosa è bella perché saremo nel tempio della RAI, insomma, no? A Firenze, all'interno dello studio C, che ha visto produzioni di radiodramma dagli anni 50 in avanti. Ricordo che insomma, lì sono passati attori come Foà, Fosco Giachetti, Wanda Pasquini, insomma. Tante persone e un regista che del radiodramma ha fatto virtù, che è Umberto Benedetto. Insomma, ecco, un po' di riflessione su questa settimana, che è sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa, ma a mio avviso particolarmente edificante. Beh, è la festa della radio, quindi anche nostra. Certo, E io e te certo. andiamo a festeggiarla, chiaramente. Beh, sì, noi la trasmetteremo in diretta, quella di Certo. la kermesse di Arezzo. Quindi poi ovviamente sarà disponibile in podcast, ma saremo lì e che questo ci fa piacere perché insomma a volte la virtualità di una web radio tende a lasciare nell'immaginario collettivo l'idea che insomma la radio non sia fisicità. No, no, la radio è fisicità, può essere fisicità, può essere quello che riteniamo opportuno che sia. Assolutamente sì. Bene, allora, dopo aver parlato anche della giornata della radio, in un anno importante come questo, tra parentesi, che poi ci vedrà protagonisti in seguito, ma non sveliamo, non posso far altro che ringraziare ancora Davide, ringraziare Umberto e di dare ai nostri radioascoltatori una felice buonanotte. Ameria Radio ha presentato Macerie a cura di Davide Rossi. Ameria Radio, la radio che non c'era.